quadro politico nazionale visto da sud, dalla più grande delle regioni del Mezzogiorno, dalla Campania. Ne parliamo con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. I due maggiori partiti in grossa fibrillazione, il Partito Democratico soprattutto sulla questione dei diritti civili, il PDL diviso sul ritorno di Berlusconi. Cominciamo dai guai di casa tua. Ma io non devo dire la verità che non è che vedo dei guai, vedo un'assemblea nazionale dove si è discusso e quindi discutere penso che sia proprio la vita di un partito e dove si confrontano anche quelle che sono, diciamo, le posizioni. Non c'è un passo indietro sui diritti civili, questo lo voglio sottolineare. C'era stata una discussione che era nata sui matrimoni tra gay, ma non mettendo in discussione quello che invece era il documento condiviso da tutti, che era quello appunto invece di tener conto che la nostra società si è modificata e che i diritti civili devono essere estesi anche alle coppie di fatto, quindi su questo non c'è proprio nessun dubbio. Ecco, proprio Napoli si propone come capitale dei diritti civili, però il portabandiera è uno di DV, il sindaco De Magistris. Ma il Gay Pride a Napoli si è tenuto anche con la sindaca Iervolino, e il tavolo, anzi proprio di lavoro costituito dalla Iervolino è quello che è rimasto, quindi De Magistris si è ereditato un lavoro già fatto e non ha fatto altro che mantenere uno striscione e mettersi in prima fila, come spesso accade a coloro che vogliono essere in una vetrina. Ecco, nonostante le rassicurazioni, io dovevo fare il cattivo, comunque il PD appare sull'orlo di una crisi di nervi come il PDL, cioè chi dice dà per scontato il tramonto dei due maggiori partiti, del bipolarismo in seguito alle scissioni che potrebbero avvenire nei maggiori soggetti politici. Ma di scissioni nel Partito Democratico non se ne parla proprio. Il Partito Democratico è nato proprio contro, diciamo, un'idea, insomma, di divisione nei maggiori partiti che hanno, diciamo, avuto la responsabilità di governare il paese dopo l'avvento della Repubblica. Quindi non c'è una scissione. Tra l'altro devo dire che noi nelle amministrazioni di tutto il paese che più volte abbiamo portato avanti, siamo stati sempre nelle giunte anche con il Partito Popolare e quindi, diciamo, di fatto, ma anche l'esperienza dell'Ulivo, quindi di fatto, diciamo, il Partito Democratico ne è stata una diretta conseguenza e non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro. Altra questione è quella che si sta verificando nel PDL, dove negano loro stessi, in effetti prima si nomina un segretario, quindi secondo lo statuto il segretario dovrebbe essere il candidato leader, invece ritorna Berlusconi, ritorna Forza Italia, è un ritorno al passato che sicuramente non sarà apprezzato dagli italiani e questa volta devo dire la verità, non bastano gli slogan lanciati da Berlusconi come il cancelliamo l'IMU, qualcuno ha osato rispondere se cancellano l'IMU ma probabilmente cancelleranno anche le nostre case, quindi c'è una grande sfiducia nei confronti del PDL in un momento come questo. Gli italiani probabilmente si sono resi conto che 20 anni di governo del PDL li ha messi in una condizione di grande difficoltà, non dimentichiamo tra l'altro che la crisi internazionale che sta, diciamo, tenendo in fibrillazione tutta l'Europa è una crisi che è stata negata dal governo Berlusconi. Il governo Berlusconi nei primi 2 anni della crisi ci ha detto che era soltanto appunto un'impressione e Berlusconi ha osato dire in televisione che gli aerei e i ristoranti erano pieni, non dimentichiamo queste cose perché costruire anche il futuro significa comunque mantenere una memoria del passato ed è un passato molto recente quello che dobbiamo ricordare, non è un passato molto lontano. Ecco, quest'uomo che non ha perso il vizio continua a smentire se stesso. Ma siccome lui gioca molto con i sondaggi, allora nel momento in cui fa un'affermazione, se la sonda e capisce che questa affermazione non è gradita, immediatamente, diciamo, ritorna sui suoi passi e tra l'altro la cosa grave è che incolpa sempre gli altri di non aver capito e non lui stesso di aver detto una cosa di cui poi si pente. Ha sempre una visione, definiamola egoistica, della politica. C'è chi ha detto la sua discesa in campo per salvaguardare i propri interessi, però in questi giorni ha annunciato la nuova discesa in campo
dicendo devo salvare la mia creatura, il mio partito. Non ha detto scendo in, ritorno in campo per salvare l'Italia, devo salvare il PDL. Ma io penso che debba salvare. Una visione proprietaria. Debba salvare essenzialmente se stesso. Quindi gli sono rimaste alcune pendenze, probabilmente, che vorrebbe mettere a posto, e quindi gli serve lo strumento del governo del paese per, diciamo, per i suoi affari personali. Quindi neanche il partito. Cioè il partito diventa uno strumento personale, come giustamente lei sottolineava. Tra l'altro, il fatto che proprio egli stesso prima nomini Alfano, poi lo rinneghi, insomma, ci dà il senso, insomma, che è un partito che si regge sulla visione e sulle scelte di uno solo. Ecco, Alfano, a proposito, ha detto prima delle ambizioni personali la riconoscenza, ma Alfano non ha mai pensato all'istituto delle dimissioni. Ma in un partito, diciamo, dove c'è un padrone, è difficile pensare all'istituto delle dimissioni. Le dimissioni sono un atto di coraggio, un atto di responsabilità e soprattutto sono un atto di denuncia. In quel partito non si è mai denunciato nulla e si è andati avanti sulle scelte che Berlusconi ha fatto, non condividendole, quindi non c'è una democrazia in quel partito che consente anche l'utilizzo delle dimissioni. Le dimissioni sono uno strumento democratico, ma si fa nei partiti dove vige la democrazia. Là dove non c'è democrazia, a che servono le dimissioni? Torniamo ai guai del Partito Democratico, i toni aspri usati all'unisono da Beppe Grillo e Antonio Di Pietro nei riguardi di Rosi Bindi in materia di diritti civili, toni che allontanano il PD da queste due formazioni. Ma con il partito di Grillo, con Movimento 5 Stelle, noi non abbiamo mai avuto, diciamo, un'interlocuzione. Con il partito di Di Pietro siamo stati in una coalizione insieme. Se oggi si fanno scelte diverse, si prenderà atto delle scelte che altri fanno, sicuramente non le fa il Partito Democratico. E poi io devo dire la verità, sono anche un poco stanca come donna e come donna che fa politica delle invettive che vengono lanciate contro le donne di potere del Partito Democratico. Perché poi quando parliamo di uomini possiamo dire che sono uomini di potere, quando parliamo di donne non possiamo dire che sono donne di potere, e il potere non deve mai avere un'accezione negativa. L'accezione negativa la fa la cattiva politica. Quando le donne fanno politica la fanno bene, la fanno forse anche meglio degli uomini, e allora il fatto che ci si scagli sempre contro Rosi Bindi, lo ha fatto Berlusconi, lo ha fatto Grillo, lo ha fatto Di Pietro, insomma, è una cosa estremamente fastidiosa. Non ho mai visto che ci si scagli con epiteti di quel genere contro un uomo, e questo probabilmente anche noi donne, insomma, noi donne soprattutto che facciamo politica, e lo facciamo anche in maniera trasversale, questo lo voglio sottolineare, la Campania ne è uno degli esempi, e a noi queste cose non stanno assolutamente bene, né alle donne del centrodestra né alle donne del centrosinistra. Veniamo all'agosto, molti guardano con apprensione questo mese che dovrebbe essere di relax e di vacanza. Ma è perché il passato, ecco, la storia ci ha sempre insegnato che nel mese di agosto avvengono una serie di fatti che poi hanno conseguenze sul governo del paese, perché appunto c'è più distrazione, le persone sono meno attente, ma penso che quest'agosto non sarà probabilmente come gli altri, perché i dati che ci sono arrivati ieri dall'Istat rispetto alle povertà, io voglio ricordare che i 2/3 delle famiglie povere risiedono nel Mezzogiorno, quindi probabilmente tanta, diciamo, testa per le vacanze non c'è, e questo sarà un agosto, anche questo sicuramente molto difficile, ma sarà anche un agosto che riceverà l'attenzione dei cittadini. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.